Bella raga, ciao a tutti! Benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di giochi spam! I giochi che vado a vedere se sono realmente come nelle pubblicità oppure è una cacata pazzesca. Va bene ragazzi, oggi andremo a vedere un gioco che avete spesso visto nelle pubblicità, cioè sarebbe Arrow Fest, quel giochetto dove vedete che arrivano tutte quelle frecce con gli omini, vabbè, mo vedete. E quindi ora andremo a vedere se veramente corrisponde questo gioco a ciò che vediamo nelle pubblicità oppure no. Quindi la domanda fatidica è: vale scaricarlo? Lo andrò a vedere io da parte vostra, però soltanto a una condizione: soltanto se vi iscrivete al canale, attivate la campanella, commentate, mettete like, tutti questi cosi che dovete fare sempre. Ma solo qualcuno lo fa. Ti vedo anche a te. Io ti vedo che non sei iscritto al canale. Perché non ti iscrivi? Qua sotto fai clicca, fai clac, clac, clac. Vabbè, ragazzi, andiamo a vedere se vale la pena scaricarlo oppure no. Allora, il gioco in questione, come dicevamo, si chiama Arrow Fest. Ci clicchiamo sopra e andiamo a vedere se vale la pena scaricarlo. Allora, vediamo un po'. Che è sta cosa qua? I agree. Vabbè, cominciamo bene. Hold to move. Ah, c'è pure il tutorial insieme. Bene, andiamo a vedere. Ah, ecco. E quindi? Livello completato. Sei a tre passi dal guadagnare ricompense. Pubblicità, ovviamente. Ah, la pubblicità non si può saltare. Non si può saltare la pubblicità. Ok. Allora, riprendiamo a giocare dopo questa pubblicità. Speriamo che le prossime non siano così invadenti. Vabbè, facciamo di nuovo Arrow. No, vabbè raga, allora mettiamo il volume. La pubblicità è qualcosa di esageratamente, cioè ogni livello, ogni gioco che fate c'è sta una pubblicità che non si può saltare, va, dovete sorbire tutta. E già questo togliamo. Livello 3. Proviamo questo. Le nazioni più difficili da giocare in nata pubblicità, raga. No, va bene, se può fare ogni volta. Ah, non si può skippare. Raga, è pieno di pubblicità, pieno. Io già mi sono rotto sinceramente a giocarlo, quindi l'altra volta abbiamo iniziato bene con un giochetto che non era tanta invasiva la pubblicità, quasi nulla era. E stavolta, raga, però non ci siamo. Non c'è troppa pubblicità. Cioè, capito che ci devono guadagnare i produttori che hanno fatto sto gioco, però fino a una certa, oh. Però se non vuoi la pubblicità puoi pagare. Puoi pagare se non vuoi la pubblicità. Se vuoi giocare a un livello incredibilmente difficile, scegli una qualsiasi nazione europea. Dai, basta, non voglio la pubblicità, basta, che palle, oh.
Finito? Beh. Allora, mo stranamente non c'è la pubblicità, meno male. 1, 2. Raga, l'ultima volta che c'è gioco, l'ultimo tranche, perché mamma mia, oh, che sta pubblicità. Allora, il gioco è come dice lo spot, ok? Il gioco riguarda solo quello, fai solo quello, fai sta le frecce che devi direzionare sui più, i numeri più alti e sugli omini per guadagnare più coso. Però, cioè, finisce là, non è niente di... Cioè, lo fai 2-3 volte, a quarta volta te sei già rotto, sinceramente. Ah, perché sta... Ah, ecco, vedi, stanno anche vari tipi di forconi, che non cambia niente, cambia solo la fa, vede la forca diversa. Regular, restiamo su regular. Non lo voglio sbloccare. Premium, vediamo quelle premium che se fai di livelli, a baghetta, a matita, ma che me frega a me, ma che... Andiamo avanti, andiamo a vedere. Non ha... Se esce un'altra pubblicità mi fermo. Ok, basta così. Abbiamo finito. Va bene ragazzi, e va bene, è andata così. Questo è un bel giochetto da 1. Ok, 1 da, come ho detto l'altra volta, da 0 a 4. Voto 1. Questo è proprio una raga. Raga, io personalmente dopo la terza volta già mi sono rotto, perché quindi in poche parole di sto gioco, quello ti dà una freccia e devi il gioco consiste nel direzionare la freccia a destra e a sinistra in base al più, grazie, dicevo, consiste il gioco nel direzionare la freccia a destra e a sinistra, cioè dal più al numero più alto sull'omino che ti esce per farla diventare più grande e tutto qua, cioè poi è una certa e va in automatico verso, come avete visto, va in automatico alla fine e va diventa sempre più grande perché prende sempre più omini. No, raga, perché dopo la terza volta, sinceramente, io già mi sono stancato. Cioè, o fai una volta, direziona la freccia, 2 volte, direziona la freccia, 3 volte, direziona la freccia. Me son rotto il ca. Tu valle. Va bene, ragazzi, quindi, volete scaricare? C'è un botto di pubblicità. Tanta, troppa, tantissima pubblicità. Su 30 minuti di giocata, 15 sono de pubblicità, quindi a metà del tempo che spendi su sta applicazione la guardi de pubblicità. Vale la pena? Per me no. L'unica cosa positiva è che, come dice la pubblicità, il gioco è lo stesso di quello che ti mostra lo spot che vedete sempre in giro tra le parti. Quindi su sta cosa è giusta, va bene. Per il gioco, raga, o giochi una volta, 2 volte, 3 volte, a quarta volta te sei rotto. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video dove parlerò di
storie incredibili. Ok ragazzi, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, fa tutte sti cose. E se avete scaricato questo gioco e ci giocate e vi piace, raga, scrivetelo nei commenti, perché forse sono sbagliato io, forse so io che so dei troppe pretese, raga. Scrivetelo nei commenti se ci avete giocato. Se invece da questo video avete visto che non fa per voi, scrivetelo lo stesso nei commenti. Comunque commentate. Dai raga, ci vediamo al prossimo video di giochi spam e storie incredibili. Ciao ragazzi, ciao cari.